contestano qualità e quantità dei pasti. I profughi ospitati nei centri di accoglienza non si accontentano e nelle ultime ore hanno scatenato diverse rivolte proprio per il cibo. Eraclea, provincia di Venezia. Domenica sera gli ospiti del Residence Mimose, già al centro di tante polemiche, hanno gettato in strada i vassoi con il loro pasto, perché stanchi di un menù poco gradito. Cibo da vecchi. Così i profughi ospitati in questa bella struttura di Cairo Montenotte, in provincia di Savona, hanno definito il loro pranzo. Per questo hanno fatto clamorosamente irruzione in una casa di riposo dove hanno lasciato ciò che gli era stato servito. Lo stesso è successo in una casa di accoglienza di Ballabio, nel Lecchese. Anche qui gli ospiti hanno protestato per l'acqua poco calda delle docce e per i pasti. E cibo da mensa, hanno detto gettando a terra i loro vassoi. Yes, because we want our good meals, our good life and our good changes. L'ultima rivolta ieri ad Este, in provincia di Padova. Qui 30 profughi hanno bloccato il traffico per alcune ore. Anche loro si sono lamentati del cibo. Siete un paese razzista, hanno detto ai cittadini. Sleeping places, no sleeping good place. No, all the houses are very hot. You cannot have your liberty anyhow you want.